I divi del calcio a Ferrara pagano tutti il pedaggio. Dopo aver fermato l'Inter, l'11 della Spal tenta il bis con la Fiorentina. Una fucilata di Milani brucia le mani a Maietti, ma la porta è salva. Per salvare la porta viola invece deve intervenire Gonfiantini proprio sulla linea bianca. Vola Maietti su compagni avversari e perde la palla. Batti e ribatti da infarto, però la Fiorentina non passa. Non passa nemmeno Novelli grazie a questo fallo di Malatrasi, ma l'arbitro non ne sa niente, forse guardava il pubblico. Al quarto minuto del secondo tempo l'ex viola Cervato dà un grosso dispiacere ai suoi antichi compagni di squadra. E per poco dell'uomo d'arme, dopo aver seminato il segugio che lo segue come un'ombra, non raddoppia. L'arbitro ha messo gli occhiali e vede il fallo di Riva sul terzino Robotti. Marchesi, col tiro dagli 11 metri, riporta in parità le sorti della partita. Passata la paura della sconfitta, i viola tentano l'arrembaggio contro la rete avversaria. Ma la difesa dei ferraresi è sempre sul chi vive e il risultato non cambia. Lo scudetto, dunque, passa per Ferrara.